prestigioso per l'attenzione di quanti da Padova e più in generale dal Veneto. Viaggio sulle ali dell'entusiasmo, pur nella consapevolezza di dover affrontare un campionato difficile. Comunque, insomma, squadra non così accomodante, almeno per quanto si sta vedendo in questi primi minuti. Una Padova che cerca di costruire gioco, azioni, ma lo è anche sfortunata Ivana Diogap in questa circostanza. Dall'altra parte, neutralizzata dal portiere avversario, quindi non cambia il punteggio. Cambia il punteggio invece Aurora Rossi, molto attiva questa sera Margherita Rossi, anche questa sera ci prova Francesca Franco. La conclusione viene intercettata da Martina Brocco, ma c'è un rigore. Margherita Rossi per Ilenia Furlanetto, grande questo contropiede che viene. Simone Artoni, Rossi, Furlanetto e Rana, Marquez, Abiche. Margherita Rossi non aggancia, molti errori in ambo le parti. Serena Garrua però prova di nuovo il contropiede, questa volta va a segno. Prima, a dove stazionava prima, ancora Angela Prela. Questa volta l'aggancio vincente per Barresi non si concretizza. Dall'altro lato del campo Barresi, Serena Garrua, Ivana Diogap, pregevole la conclusione. Marquez Abiche di nuovo a segno. Tempo, salutiamo chiaramente il pubblico che da Padova e da tutto il Veneto è collegato con noi su Pallamano TV. Palle Padana è fissata per il 20 gennaio, quindi ci risentiremo. Lusetti per Furlanetto. Da questa, attenzione, Alessia Artoni, cercare i cerini Padova, non va a segno il tentativo di Prela. Elisa Ferrari innesca il contropiede, Ilenia Furlanetto prova a realizzare i 9 metri. Serena e Garrua, c'è il tentativo realizzativo di Sara Arubi. Prela, Serena e Garrua, è a conclusione di Serena e Garrua. Giulia Mattioli la state vedendo con il numero 26, non va a segno la conclusione, riparte Padova che ora sta provando a giocare le ultime carte, riesce a trovarlo perché Casalgrande capisce tutto e dall'altro lato del campo prova a... Iamu, il tentativo di Iamu viene chiuso, saranno disponibili entro la mattinata di domani. Micaela Barresi, Tanic, conclusione di Tanic, ha fatto i suoi gol personali, ma dall'altro lato del campo Annabelle Garrua neutralizza il tiro di Chiara Rondoni. Iamu, siamo sempre in collegamento diretto, se siete sempre in collegamento diretto con Casalgrande. Rete intanto di Beatrice Borrini. Rossi, il tiro di Rossi, ci arriva Annabelle e Garrua, veramente brava questa sera Annabelle e Garrua, e non soltanto questa sera. Angela Prela, tutto finisce qui la partita, finisce qui l'incontro. Casalgrande Padana 29, Cellini Padova 23, questo è il risultato finale.